avremmo dato ragione a loro. E gli elettori, come spesso succede nei comuni che vanno al voto anticipatamente, avrebbero dato alle elezioni ragione a loro. E voi ci avreste considerato dei bravi ragazzi, e bravi ragazzi ma perdenti. Avremmo visto un film già visto a Cassano, a Molfetta, a Santeramo, in tanti altri paesi, quasi tutti i paesi della città metropolitana di Bari, che sono andati quasi sempre anticipatamente alle elezioni. Avreste detto, vabbè, questi qua però non sono buoni a comandare, non sono buoni a governare. E si sarebbe arrestato un processo di cambiamento. Qual è questo processo di cambiamento? Far fuori tutto un vecchio modo di concepire la politica che paralizza la città, trasforma la politica in merce di scambio, in gioco di ricatti, in immobilismo, un immobilismo che soffoca le aspirazioni dei giovani, dei professionisti, dei laureati, degli innovatori. E così ogni volta che c'era o si sfiorava la crisi, ogni volta che in piazza ci vedevamo esposti ad attacchi ingiusti, tazebao, cartelloni, ogni volta che ci vedevamo diffamati, derisi, disprezzati, ogni volta dentro di me una voce diceva: andiamo avanti, andiamo avanti, perché non ci dobbiamo fermare. Per 5 anni dentro di me dicevo: andiamo avanti, perché dobbiamo aprire il teatro comunale, andiamo avanti. E dobbiamo aprire il teatro comunale dopo aver detto no alle mazzette, dopo aver denunciato la corruzione che di solito è la norma. Abbiamo detto: andiamo avanti, perché finalmente ad Acquaviva possiamo andare a testa alta. Siamo diventati un modello per l'Italia, lo sapete, un modello. Siamo stati apprezzati dai magistrati che nella richiesta di misura cautelare hanno scritto chiaramente che ci siamo comportati con lealtà e onore, con lealtà e onore, l'hanno scritto i magistrati, ci siamo comportati con lealtà e onore. E io quando l'ho letto ho pianto, perché è il regalo più bello che ti possa fare la politica, quando un magistrato scrive una cosa del genere, il regalo più bello. E ora veniamo qui a raccontarvi cosa abbiamo fatto in questi 5 anni, a rendere conto del nostro operato, accettando le critiche, accettando anche il rischio di non essere stati capiti, di aver deluso qualcuno. Oggi ho cacciato un concittadino che stava entrato in macchina nell'altro comunale, con garbo, con educazione, gli ho detto: vai fuori, perché non puoi entrare con la macchina nell'altro comunale. Probabilmente ho perso un voto, probabilmente ho deluso qualcuno, però è così che si fa la politica, così la voglio fare io. Non voglio prendere in giro nessuno accarezzando la gente, voglio rischiare di perdere. Però o si fa politica in questa maniera oppure è minestra riscaldata. Noi ci siamo messi in gioco non per fare l'occhiolino a chi pensa di essere il più dritto o a chi pensa di poter sempre violare le regole. Noi abbiamo deciso di essere diversi, e ad Acquaviva adesso sentiamo ogni tanto una parola: infami. Hanno detto che siamo infami. Stanno assai infame. Siamo infami perché abbiamo osato denunciare e parlare. Vi rendete conto la gravità? Vi rendete conto del clima? Purtroppo dobbiamo dirci le certe cose. Acquaviva non è il paese, non è certo un paese mafioso, però è un paese che ha uno dei più alti numeri di beni confiscati alla criminalità organizzata della città metropolitana e della Puglia, e forse anche dell'Italia. Siamo attenti a questo, cioè non sottovalutiamo e non sopravvalutiamo, non esageriamo, ma non abbassiamo mai la guardia contro certi atteggiamenti. Avevamo detto: sarà un'Acquaviva bellissima. Era uno slogan
uno slogan riuscito, uno slogan che ovviamente si è ritorto molto contro, perché diciamo ogni volta che c'è qualcosa che non va, ecco l'acqua viva bellissima. Ma era e resta un traguardo, un obiettivo, un impegno collettivo a cui tutti, non solo io, non solo noi, ma tutti quanti dobbiamo credere. E fate bene a farci notare quando acqua viva bellissima non c'è, quando c'è l'immondizia sul cestino, dentro il cestino, oppure quando c'è il rifiuto, la campagna sporca, l'amianto. Fate bene, fate benissimo a dircelo. Acqua viva bellissima lì no, non è bellissima acqua viva. Però il fatto che la gente dica, che si indigni e dica in continuazione ecco acqua viva bellissima, vuol dire che acqua viva bellissima gli è entrata in testa, vuol dire che la pretende, e dobbiamo pretenderla, dobbiamo pretendere un'acqua viva bellissima, lo dobbiamo pretendere, dovete pretenderlo voi con noi e voi con voi stessi. Era quello che volevamo ottenere noi, l'idea di far entrare nella testa che acqua viva bellissima è possibile. Volevamo dire basta alla assuefazione, basta alla rassegnazione nei confronti di una città brutta, sporca, morta. Dobbiamo tutti pretenderla da chi amministra, da noi stessi, un'acqua viva bellissima. Dobbiamo essere tutti innamorati di acqua viva. E al cittadino dico, innamorati di acqua viva. Innamorati di Piazza dei Martiri, di Piazza San Paolo, con quella bella scultura del compianto scultore Francesco Sanicandro che ce l'ha regalata, perché amava acqua viva, di Piazza Don Albertario. Innamorati, cittadino, dei pozzi del centro storico che noi abbiamo rivalutato e messo in evidenza con un progetto presentato al GAL di 300.000 euro, il primo nella graduatoria di tutti i progetti presentati. Innamorati, cittadino, e fallo crescere quel progetto, fallo diventare un attrattore turistico per la città, perché il centro storico non è brutto, come disse, guardate, non lo condanno questo commerciante, disse è brutto, il centro storico è brutto, chi deve venire a Piazza dei Martiri? Così diceva, lasciamoci le macchine. Io non condanno quel commerciante, che perché probabilmente era abituato così, è stato abituato da anni a immaginarla come una città brutta di cui non si deve occupare nessuno. Noi lo disse durante un incontro del quale proponevamo la pedonalizzazione, cosa che abbiamo realizzato e cosa sulla quale non intendiamo tornare indietro. Acqua Viva è così bella che tra il 2015 e il 2017 ha raddoppiato il numero di turisti. Non parliamo certo di folle oceaniche, ma cominciamo a vedere tedeschi, in questo periodo ci sono degli olandesi per degli scambi culturali, ci sono state persone di tante nazioni e qualcuno comincia ad apprezzare la nostra bella città. Merito dell'infopoint turistico creato ed animato dalla Proloco e dall'Archeo Club. Ragazzi che per la prima volta si stanno creando un futuro nel settore dell'economia e della cultura. Pensate che bello, che la cultura comincia a creare dei posti di lavoro ad Acquaviva. Innamorati, Acquaviva, dei tuoi prodotti tipici, che noi abbiamo promosso in tutti i modi e in tutte le lingue. Con una serie di videoclip, è stata la prima cosa che ho fatto come sindaco. Ho detto, che cosa posso fare per promuovere la cipolla rossa di Acquaviva? Ho detto, bah, possiamo commissionare un video, però ci vogliono tanti soldi. Alla fine lo abbiamo fatto io, Mimmo, Toni Vavalle, ci siamo divertiti, abbiamo fatto un video che ha fatto 15.000 visualizzazioni e 712 condivisioni. Se l'avessimo pagato 10.000 euro probabilmente non avremmo avuto questo risultato. Questo ovviamente anche perché siamo persone che vengono dal mondo della comunicazione, io sono giornalista. In questi anni ho fatto il giornalista di l'addetto stampa di me stesso. Questo però io non voglio rinfacciarlo, ma devo dire che noi abbiamo rinunciato a una figura di addetto stampa che ti costa minimo 2.000 euro al mese. 2.000 per 12 sono 24.000, 24.000 per 5 sono 120.000 euro che abbiamo risparmiato. Se poi ci aggiungiamo che io non c'ho nemmeno la segretaria,
che quando mi fermano le strade e le persone mi chiedono l'appuntamento, glielo fisso io l'appuntamento. E sono oltre 120.000 euro risparmiate. Questa è l'altra politica che abbiamo cercato di fare quest'anno, in questi 5 anni. Una politica che si arrangia un po', che cerca evidentemente di fare, certo non sempre può funzionare in questa maniera, però diciamo che cerca di contenere le spese, stringere la cinghia. E tante volte io ho partecipato a missioni fuori, internazionali, sono stato in Canada, ma non con i soldi dei cittadini di Acquaviva. Sono stato a Milano certe volte a spese mie, più delle volte sono stato a spese mie a promuovere i prodotti locali all'estero o fuori, in Lettonia, ma mai con i soldi degli acquavivesi o quasi mai, o con pochissimi costi, se no avrò speso 1000 euro in tutto, in 5, 6, una decina di missioni. Vedete cosa si spende normalmente? Io lo so perché ho fatto il giornalista, lo so quanto sono costate le missioni delle regioni, delle province, sono costate un fottio di soldi. Noi invece l'abbiamo fatto tutto a costo zero. E io penso che, insomma, il fatto di essere stati in Lettonia, a Malta, in Romania, in Germania, in tanti altri posti, ha fatto sì che comunque la nostra cipolla sia un po' più conosciuta. E adesso il numero degli ettari coltivati è passato, credo, da 20 a 90. Io ho sempre sentito questo ritornello: e c'è una maffe della cipolla, c'è una maffe, ma chi ha dei cipolli? Sì, dobbiamo piantare le cipolle, anche dobbiamo puntare sulla agricoltura, anche, non soltanto, ma anche. E io lo dico con affetto, o anche con orgoglio lo dico, promosso il miele di un mio concorrente che si è candidato, diciamo, dall'altra parte, ma io penso che questo sia una bella cosa, perché significa che per la prima volta si fa politica non per il dout des, si fa politica perché si crede che si debba promuovere Acquaviva nella sua interezza, sia che sia di destra, sia che sia di sinistra, sia che sia di centro. Noi non guardiamo al colore delle persone, noi guardiamo soltanto ad Acquaviva, e qui ci sono solo persone di Acquaviva. Non vedrete persone calate con l'elicottero, non le vedrete quelle persone lì. Abbiamo fatto una coalizione che è fatta di 5 simboli, sono stati tutti fatti ad Acquaviva delle Fonti, quei simboli non sono stati fatti fuori da qualche creativo di Bari o di Roma, sono stati fatti ABC, è stata fatta da un consigliere comunale da Beppe Di Vietri, poi c'è Viva, la Primavera Acquavivese, i Democratici e Nuova Acquaviva, sono tutti simboli made in Acquaviva. Questa è la nostra idea: indipendenza, civismo, acquavivesità. E insomma, a parte questo successo d'immagine, anche oltre che della cipolla, del vino, il vino, sapete bene che il primo tipo di Acquaviva si promuove da sé, non c'è tanto bisogno di noi, però quello che abbiamo potuto fare per promuovere anche il vino di Acquaviva l'abbiamo fatto. Ma non c'è soltanto questo. Poi gli assessori spiegheranno più nel dettaglio alcune cose, ma io voglio dire che, a costo di essere noiosi, oggi cercheremo di spiegare queste cose che abbiamo fatto. Ad esempio gli investimenti in sicurezza, gli investimenti per le scuole ristrutturate. Abbiamo messo in sicurezza e ristrutturato parecchie scuole. Abbiamo asfaltato tante strade. Volevo parlare di Via Tria, le case. Per la prima volta abbiamo asfaltato intorno alle case popolari INA di via Cassano, a Santa Lucia, via San Vito, via Rancapedes e tante altre. E anche le strade rurali, lasciatemi dire questa cosa qua, le strade di campagna, perché non aggiustate le strade di campagna? Le abbiamo aggiustate alcune strade di campagna, ma con un budget risicatissimo. Sapete perché prima si aggiustavano un po' di più? Perché prima esisteva la comunità montana, hanno abolito la comunità montana e non hanno trovato nessun finanziamento sostitutivo. Noi queste cose le abbiamo dette in maniera energica,
chiara e forte al presidente della regione Michele Vigliano, all'assessore regionale che hanno fatto il PSR. Noi siamo vicini a una certa area, ma non ce ne importa niente quando si tratta di dire ad Emiliano, Acquaviva o altre realtà del territorio non le hai seguite abbastanza. Glielo diciamo senza problemi, senza problemi, perché alcune cose non ci sono piaciute e una di queste è il mancato finanziamento alle strade rurali che non sono state finanziate. Ecco perché, come fa un comune che già ogni anno può investire se no 100.000 euro in strade, con questi 100.000 euro a gestare le strade della città e le strade della campagna? E come facciamo? E la campagna di Acquaviva è fatta di 130 km quadrati, è il doppio di San Marino Acquaviva. Come facciamo ad aggiustarli con questi pochi soldi? Quindi questo è un problema per il quale bisogna andare a lottare ai livelli alti. E poi c'è anche Piazza Machiavelli, che abbiamo realizzato in via alle vie di Casa Massima, asfaltato tutto intorno. Abbiamo fatto diversi passaggi di questo tipo. Abbiamo fatto, credo in questi 5 anni, abbiamo dato il massimo. Abbiamo anche misurato la produttività della nostra amministrazione. Abbiamo fatto, credo, migliaio di delibere di giunta. Ogni anno ne facevamo 220. Tra il 2006 e il 2009, quando non amministrava il centro-sinistra, se ne facevano 150. Vuol dire che abbiamo lavorato di più. Abbiamo cominciato anche a misurare questa produttività. Sembrano dei concetti un po' economicistici, però vanno fatti anche nei confronti della Polizia Municipale. La Polizia Municipale, sappiamo quello che si dice della Polizia Municipale, perché dobbiamo parlare anche delle cose che non vanno benissimo. In realtà io vi posso dire, perché da questa amministrazione si è iniziati a misurare il lavoro della Polizia Municipale, che le sanzioni per alcuni anni sono aumentate moltissimo. L'ultimo anno sono arrivate a più di 400 le multe negli spazi per disabili, e di questo sono molto contento. Però non tutto va bene nella Polizia Municipale. Io col comandante ho detto chiaramente che io vorrei un cambio di passo. Ho proposto al sindaco di Santeramo, e ora lo sto proponendo a tutti i sindaci che possono farlo del circondario, se è possibile, secondo me, la soluzione, ma non solo per Acquaviva, ma per tutte le polizie municipali, è di cominciare a metterle in condivisione, perché i vigili di Acquaviva non devono stare soltanto su Acquaviva, perché poi dopo un po' non funzionano più, devono andare negli altri paesi, o devono venire i vigili da altri paesi a fare le multe qua. Allora si comincia a cambiare, altrimenti, come succede per i carabinieri, come succede per i magistrati e come succede per tante altre categorie. Io sto aspettando la risposta, perché il comune di Santeramo non mi ha dato grandi risposte ancora, sto aspettando, però probabilmente proveremo a farlo con altri comuni. Però è quella la strada. Le polizie municipali, gli agenti di polizia municipale devono ruotare, cominciamo a sperimentare queste forme diverse, perché io credo molto nella rete tra comuni. Solo con la rete tra i comuni si possono risolvere i problemi che hanno le nostre comunità, e io ho creato una rete di comuni che si chiama Cuore della Puglia, che mette insieme vari comuni per la promozione dei prodotti tipici. E per la prima volta Acquaviva è tornata ad essere capofila. Non è capofila Acquaviva delle Fonti per quanto riguarda invece il piano di zona, cioè quello che si occupa dei servizi sociali, perché qualcun altro nel 2009 decise che doveva essere Grumo, che è un paese più piccolo di Acquaviva. E noi abbiamo posto la questione nell'ultimo incontro, abbiamo detto ai sindaci degli altri comuni che il capofila lo deve fare Acquaviva. E se anche, diciamo, gli uffici del comune fanno resistenza, noi vogliamo che ci spieghino perché non si può fare ad Acquaviva. Noi vogliamo che si faccia ad Acquaviva, perché è assurdo che un diversamente abile o una persona che ha problemi di tossicodipendenza o un allettato debba poi rivolgersi a Grumo Appula per questi servizi. Acquaviva, Grumo Appula.
Questo non è possibile. E io adesso potrei dire tantissime altre cose, io però vorrei far parlare anche, poi magari io integro con altre cose che riguardano assessorati che non ci sono, qui ci sono gli assessori di Napoli, Busto e Ferrante, non c'è l'assessore del vice sindaco Milena Bruno ai servizi sociali che si è sposata in luna di miele, e anche invece l'assessore Estella La Gioia ha avuto un contrattempo. Proverò a integrare, diciamo, anche le loro relazioni. Intanto vorrei dare la parola all'assessore Luca Di Napoli, che ringrazio tantissimo, perché comunque per questi 5 anni ha portato il comune di Acquaviva in una situazione di totale risanamento economico. Grazie. Ringrazio Davide per queste ultime parole calorose, e in effetti io qui devo soltanto elencare e condividere con i cittadini di Acquaviva quello che è stato il percorso che ci ha visti partecipi nei vari campi di competenza di ognuno di noi. Io appunto sono stato l'assessore al bilancio, però anche con la delega al personale, la delega all'agricoltura e al verde, la delega ai vigili urbani da un certo punto in poi e la delega al cimitero. Per cui avevo una vasta gamma di situazioni da dover seguire, e vi giuro che non è una cosa facilissima, e lo stiamo riscontrando questi giorni. Chiudo qui, diciamo così, una parentesi relativa alla prossima campagna elettorale, e cioè che praticamente quando la gente sta a casa lamenta sempre l'iniziativa, lamenta sempre l'operato degli amministratori, e ci comanda VA, e ci stevie. Adesso che si stanno facendo le liste e si va ai cittadini a dire metteteci la faccia, molti hanno resistenze, e quindi la dice lunga dalla capacità di cimentarsi alla capacità poi di fare soltanto una critica tanto per. Come diceva Davide, per quanto riguarda il bilancio possiamo dire che noi godiamo di ottima salute, non abbiamo mai fatto ricorso all'anticipo di bilancio, abbiamo un avanzo di amministrazione di oltre 18 milioni, questo quando la gente sente, ma com'è il comune, c'ha 18 milioni di avanzo di amministrazione, negli anni si sono accumulati queste somme, però come comune di Acquaviva anche gli altri comuni, quelli più grandi ovviamente hanno somme più cospicue, non si possono spendere, per cui uno dice è come le strade ci sono buche e non potete risanarle con questi soldi. I vincoli di bilancio che hanno i comuni sono molteplici, e per cui uno di questi ci impedisce di sforare il patto di stabilità. Quando si parla che noi siamo vincolati a tutta una serie di politiche nazionali e internazionali, non diciamo che è questo. Cioè a Maastricht hanno deciso, la comunità europea ha deciso di non superare il 3% di sforamento, e il comune di Acquaviva insieme a tutti gli altri comuni deve rispettare questo patto, per cui la legge italiana ci impedisce di poter utilizzare delle somme in avanzo di amministrazione per poter, come dire, abbellire, per poter anche incentivare l'occupazione, migliorare una serie di situazioni che tutti quanti conosciamo e sappiamo. Per cui sotto l'aspetto economico, ripeto, il comune di Acquaviva gode ottima salute, e gode ottima salute anche in confronto con un'altra serie di parametri, anche nei confronti degli altri comuni. Noi per esempio abbiamo l'IMU, voi sapete che la TASI non esiste più, l'IMU che si applica ad Acquaviva è del 9,6 per mille, rispetto a quasi tutti gli altri comuni che hanno, per poter fare cassa, l'hanno portato al massimo, cioè al 10,6. Acquaviva mantiene il 9,6 per mille, e per le aziende industriali, per i capannoni, per le botteghe eccetera, siamo riusciti a mantenere questo livello al 9,1 per mille. Cioè è un segnale che noi abbiamo dato, e vorremmo tantissimo che questo segnale venisse ancora di più accentuato. Se tutti i cittadini, così come si è iniziato a fare in questi anni, contribuissero con il pagamento
dei tributi dovuti. Io vi do soltanto questo dato: dal 2013 al 2017, tra accertamenti e recuperi di somme, abbiamo incassato qualcosa come 4.308.000. Cioè, significa che se noi questi soldi li incassassimo puntualmente ogni anno, avremmo la possibilità o di ridurre la tassazione oppure di pensare di fare investimenti più cospicui. Però, siccome il bilancio è di previsione, ma lo devi fare anche in base alla cassa che hai, che devi riprendere per quell'anno, non possiamo, come dire, permetterci di sbilanciarlo, perché se poi le somme per pagare tutto non ce l'hai, sfori il patto e i rischi per il comune sono tantissimi. Tra l'altro, non è proprio possibile, fino al 2010, fino al 2010 era possibile per una volontà politica di poter sforare il patto di stabilità, e questo però significava aumentare le tasse gli anni successivi, significava non poter fare non poter assumere nuovo personale, una serie di limitazioni che comunque avrebbero penalizzato i cittadini. Ora, per evitare tutto questo, la legge ha vietato che i comuni possano sforare il patto di stabilità, tant'è che quando ad aprile si fa il consuntivo, a luglio si fa una prima verifica, a settembre se ne fa un'altra, a novembre se ne fa un'altra ancora, perché i revisori devono accertare che i conti del comune sono in ordine. Per quanto riguarda la Tari, cioè, se uno immagina che cos'era Acquaviva nel 2013, nel 2012, e che cos'è Acquaviva sotto l'aspetto anche, come dire, urbanistico e paesaggistico per la questione dei rifiuti, è un mondo, come dire, incommisurabilmente non paragonabile. Se pensate a tutti gli abbandoni, a tutti i bidoni della spazzatura che stavano per strada. Certo, questo fatto ha portato un grossissimo investimento che il Comune ha comunque cercato di mantenere nei limiti della sopportazione. E voglio dire, questa cosa della tassa della Tari, tra l'altro quest'anno le utenze domestiche, penso che nei prossimi giorni vi saranno recapitati gli avvisi di pagamento, e già per le utenze domestiche ci saranno riduzioni che vanno dai 50 ai 60 ai 70 euro per famiglia. Non è molto, però è un gesto, è un fatto significativo, che laddove si producono risparmi, laddove c'è un miglioramento di quelle condizioni, anche le tasche dei cittadini ne godono e ne beneficiano. Stavo dicendo che per quanto riguarda la Tari, questa è una tassa che secondo me non ha senso caricarla sulle incombenze del comune, perché praticamente il comune non fa altro che raccogliere il 100% di quello che spende per questo servizio, raccolta e smaltimento, e che però chi deve scontrarsi con i cittadini, chi deve spiegare ai cittadini, ai commercianti, alle imprese del perché e del per come si applicano quelle tariffe, sono incombenze che ricadono sul comune. Io faccio sempre l'esempio che come il telefono, come il gas, come la luce, come l'acquedotto, i cittadini vanno a lamentarsi con l'acquedotto se la bolletta è salita di 5 euro o di 50 euro. E perché fa parte del costo del servizio, il cittadino gli arriva l'avviso e va a pagare. La stessa cosa dovrebbe fare lo Stato nei confronti di questo tributo, perché sostanzialmente noi ci limitiamo soltanto a cercare di recuperare le somme che servono per questo servizio. Allora, e laddove non ci riusciamo, e laddove per esempio ci sono famiglie disagiate di un certo tipo, noi quest'anno, dall'anno scorso, abbiamo applicato una misura che va incontro a questa situazione, per cui tutti i cittadini che hanno un ISEE al di sotto dei 3.000 euro hanno gli sconti sulla tassa per l'immondizia, e sia sulla raccolta che sullo smaltimento, che va dal 65 al 90%, che mi sembra una cosa molto significativa, tant'è che le domande quest'anno sono circa un centinaio. E queste somme che non riceviamo dai cittadini si scaricano sulla tassazione pubblica, non è che gravano sugli altri cittadini, perché il costo è sempre quello, soltanto che il comune, anziché aggiustare una strada
con quei 80-90 mila euro che servono per coprire il buco fatto per soddisfare queste esigenze dei cittadini più bisognosi, deve evitare di farlo, perché appunto deve coprire questo buco. Per quanto riguarda il verde pubblico, qui non è che noi dobbiamo fare il vanto di ognuno di noi, perché le cose da fare sono tantissime, i miglioramenti da apportare sono tantissimi, si può fare sempre meglio, e però quando ci siamo insediati il comune spendeva qualcosa come 120-125 mila euro all'anno per il verde, cioè per la potatura, per il mantenimento del verde e quant'altro. Oltre ad aver aumentato le aree a verde, il comune dal 2014 consuma intorno agli 80.000 euro, quindi un risparmio di oltre 40.000 euro all'anno per un servizio che, a detta degli altri, non a detta del sottoscritto che magari è l'interessato, è un servizio che va molto meglio rispetto agli anni passati. Per quanto riguarda l'agricoltura, diceva giustamente prima Davide, anche se le competenze del comune non sono moltissime, però anche qui noi ci siamo sforzati moltissimo per valorizzare sia i prodotti, si parlava della cipolla ma anche del vino, ma anche, voglio parlare anche dell'olio. Infatti il nostro comune da alcuni anni ha aderito all'Associazione Nazionale Città dell'Olio, che ci dà una formidabile vetrina di informazione e di propaganda su quelli che sono i prodotti anche di Acquaviva e quindi anche di questo bene principale che si produce nel nostro territorio. E l'agricoltura vocata alla olivicoltura è abbastanza come dire, numerosa nella nostra comunità. E anche questa informazione sul pericolo della xylella fastidiosa è una informazione che va recepita per evitare che questo dannoso fenomeno che si sta verificando nella parte sud della Puglia possa attecchire anche da noi. Per cui bisogna fare quelle buone pratiche della coltivazione e della manutenzione dei terreni per evitare a questa iattura sul nostro territorio. Per quanto riguarda il personale, questa è una situazione, noi abbiamo trovato una cancrena in questo settore. Noi abbiamo una pianta organica che prevedeva circa 140 dipendenti, quando ci siamo insediati ce n'erano circa 72-73, adesso i dipendenti sono soltanto 68. Nei dipendenti annoveriamo tutti, dal dirigente a quello che ha la posizione organizzativa, alle puericultrici, ai vigili, e quindi capite che se togliamo i 13 vigili, togliamo le 5 puericultrici, tutta la baracca di questo comune, che non è poco, non è un comune di 700 abitanti, ma un comune di oltre 20.000 abitanti, si regge sul lavoro di poco più di 40, di 35 persone. Allora io non devo fare la parte del difensore dei dipendenti o del sindacalista, però i cittadini che non riconoscono il grosso sforzo che questa macchina fa, grazie anche al lavoro, come dire, infaticabile, soprattutto di alcuni dipendenti che danno l'anima per il bene di questo paese, perché si rendono conto che loro, è vero che non hanno il datore di lavoro privato, ma sanno che i datori di lavoro sono tutti i cittadini, e loro stessi, coinvolti in diversi progetti, si rendono conto della bellezza di lavorare per la pubblica amministrazione e quindi per quello che possono dare in termini di benefici per la comunità. E vi posso assicurare che tutti i servizi, ovviamente la pecora nera c'è dappertutto, ma in tutti i servizi c'è questa grande capacità di emulazione e di impegno da parte delle maestranze che lavorano per il comune. Noi prevediamo, voglio dire, siamo stati bloccati anche da alcune leggi, dal 2014 al 2016 siamo stati impediti a fare qualsiasi tipo di assunzione. Adesso, già che c'è questa possibilità di fare attraverso la mobilità e attraverso anche la sostituzione di personale,
che la legge ci consente di coprire il 75% di quelli che vanno in pensione, noi prevediamo dal 2018 al 2020 di aumentare di circa 15-18 unità, che farebbero molto comodo per migliorare, per accelerare le decisioni e le conclusioni dei processi, perché, ripeto, l'amministrazione, il Consiglio Comunale dà gli indirizzi, la Giunta dice le cose che appunto come si devono realizzare, ma poi chi le deve mettere in pratica è tutto l'apparato, sono i dirigenti, sono i dipendenti, ai quali se non assicuriamo, come dire, una certa fiducia e una certa consapevolezza del loro che fanno, io ritengo che tutto questo in questi anni è servito per fare tutte le cose che sono state fatte, che non sono poche. Magari se avremo la possibilità di diffondere non soltanto il numero delle delibere, ma la qualità delle delibere, perché se si tratta di fare la delibera per, come dire, per dare il gratuito patrocinio, quelle sono delibere che si fanno con il ciclo stile. Ma se voi pensate che il Comune di Acquaviva in questi, non parliamo del 2013 perché ci siamo insediati a luglio e quindi togliamolo fuori, ma dal 2014 ad oggi abbiamo partecipato a circa 50-60 bandi per poter avere finanziamenti, e ripeto, per una comunità con quelle maestranze non è un fatto secondario e non è un fatto da poco. Per cui io, come dire, devo ringraziare sempre il personale dipendente del Comune perché si prodiga, e dobbiamo insistere perché questo impegno venga assicurato quanto più possibile. Dicevo, per quanto riguarda l'agricoltura, una cosa che abbiamo fatto ad Acquaviva e che poi ci hanno copiato in maniera, come dire, migliorativa, in maniera positiva anche le altre comunità vicino a noi, è quello della DECO, cioè quella di dare una denominazione controllata di origine di alcuni prodotti, che serve appunto per valorizzare la produzione locale. E valorizzare la produzione significa soprattutto quello di valorizzare il territorio, per cui la gente non è che per la cipolla viene ad Acquaviva perché ha sentito questa cosa, la cipolla, ma insieme alla cipolla ci sono quelle bellezze naturali e paesaggistiche che vale la pena appunto visitare. Per quanto riguarda la questione del cimitero, voglio dire, anche lì c'è un fortissimo impegno, nei prossimi giorni saranno investiti 130.000 euro circa per il miglioramento della facciata del cimitero, dell'ossario che è stato dichiarato inagibile, e anche della camera mortuaria, oltre alla piantumazione di numerosi alberi per abbellire appunto un luogo sacro, un luogo di rispetto che noi vogliamo sempre più migliorare per rendere, come dire, un posto dove effettivamente si sente quel bisogno di raccogliersi in preghiera dei nostri defunti. Grazie. Cedo la parola ad Austacio. Bene, adesso la parola all'assessore Busto, che spiegherà quali sono. Noi abbiamo attirato progetti per circa quasi 20 milioni di euro, se consideriamo che 18 milioni di euro sono già sicuri e stiamo aspettando la risposta, ma è molto probabile, per altri 5 milioni di euro. E poi quali sono non solo le progettualità in campo, ma le progettualità che abbiamo realizzato in questa amministrazione. Buonasera a tutti. È un comizio di fine mandato, ma sono certo costituisca semplicemente un nuovo inizio. Nonostante sia appunto di chiusura di 5 anni di attività amministrativa, sono certo che i semi inseminati, scusate il gioco di parole, in questi 5 anni hanno già cominciato a dare i loro frutti, e nei prossimi 5 vedrete che fioriranno. Voglio iniziare innanzitutto con un ringraziamento. Mi sono avvicinato a questa esperienza con delle deleghe importanti, anche in qualche modo un po' lontane da quella che è la mia formazione, che è prettamente umanistica, come i lavori pubblici ad esempio.
In altre invece, come dire, ci sguazzavo alla grande, come i beni culturali, il centro storico e la promozione turistica. In questi settori, in questi cinque anni, mi sono mosso innanzitutto seguendo quello che è stato il nostro programma, quello che è diventato il piano generale di sviluppo di questo comune e che ha costituito la mia lanterna, il faro da seguire in un contesto che amministrativo che era così stimolante, così ricco di idee, di iniziative, che qualche giorno fa, qualche settimana fa, parlando con i dipendenti comunali della sezione che prevalentemente, con cui prevalentemente mi confronto, cioè i lavori pubblici, personale che ringrazio e voglio citarli uno per uno: il geometra Nino Montrone, il geometra Piero Cacciapaglia, Angelo Trotti, Peppino Mastro Rocco, Maria Giorgio, l'architetto Michele Martire, un'acquisizione che riguarda questi ultimi due anni, e infine l'ingegner Erminio D'Aries. C'è anche un'altra persona che non è del mio settore ma che è stata importante per me in questi anni, ed è Stefano Campanella. Queste persone, lo dico da cittadino politico che per tanti anni ha fatto opposizione, costituivano per me un mistero, cioè qualcosa da capire, perché nei luoghi comuni di questa città l'ufficio tecnico è un porto delle nebbie dove accadono cose stranissime, cose di questo genere. Devo dire invece che in questi cinque anni ho avuto modo, con le mani sulla mia pelle quasi, ho avuto la possibilità di poter sfatare questo falso mito. Io ho incontrato delle persone che, oltre agli orari normali di lavoro, spesso la sera o anche nei weekend, per poter stare al passo con le nostre pressanti richieste, sono venute lì all'ultimo piano di Palazzo De Mari a lavorare, non per l'assessore che rompeva le scatole, ma per voi cittadini. E sono stati altrettanto fondamentali in un momento molto critico della mia attività amministrativa, quella, per intenderci, relativa ai fatti di corruzione. Quindi un mio grazie sentito nei confronti di queste persone. In questi cinque anni mi sono mosso cercando di seguire un metodo importante, che è quello dello studio e della programmazione. Tutto quello che è stato fatto, magari lentamente, in maniera non sempre immediatamente percepibile, è molto più vicino al lavoro che fa la formica quotidianamente, che a quello dell'enfant prodige che viene qui e con uno schioccare delle dita risolve i problemi atavici di questa città. Voglio andare per ordine, cercando di sintetizzare, perché, come ha detto Davide, sono tantissimi i progetti che abbiamo presentato in questi anni. Allora, nel settore dei beni culturali, la cosa più immediata sotto gli occhi di tutti coloro che arrivano qui ad Acquaviva è Palazzo De Mari, la Cattedrale e Piazza dei Martiri. Quando siamo arrivati sul comune ad amministrare, io voglio che ve lo ricordiate, questa facciata che volge a meridione proprio su Piazza Vittorio Emanuele, tutti gli architravi delle porte finestre che si affacciano sul terrazzo che dà sulla piazza erano sostenuti dai cosiddetti cristi, li chiamano i muratori, cioè delle travi messe lì a sostegno degli architravi dagli anni Ottanta. Nessuno si è mai preoccupato di valorizzare, di curare, di difendere questo grande gioiello che abbiamo qui ad Acquaviva.
noi abbiamo avuto 200.000 euro di somma urgenza per poter intervenire su queste porte finestre, ed è stata una delle prime cose che abbiamo fatto come amministrazione. Andatela a guardare ai distratti che non se ne sono accorti. Abbiamo, con quelle stesse somme, abbiamo restaurato, ripulito il portale principale di accesso a Palazzo dei Mari, quello che volge di fronte al Palazzo Vescovile. Riportandolo, non si può riportare a nuovo, ma quantomeno a un decoro e ad una dignità che solo un palazzo del genere deve avere. Poi, con il contributo di tanti amici, fra cui in particolare voglio segnalare l'architetto Francesco Longobardi, che è qui seduto, ci siamo mossi per, ad esempio, rifare l'illuminazione della cripta della nostra cattedrale. Non è un'attività dell'amministrazione, è un'attività della soprintendenza, ma è grazie alla sensibilità di amministratori come noi che questa cosa è stata possibile. E lo stesso si sta verificando oggi, in questi giorni, con la chiesa di San Benedetto, che viene messa in sicurezza grazie al costante stimolo nei confronti della soprintendenza, che alla fine ha sborsato qualche decina di migliaia di euro per rimettere in sicurezza le facciate della chiesa di San Benedetto, da cui si staccano dei detriti di pietre con cui sono fatte le murature. E parliamo di Piazza dei Martiri. Abbiamo ereditato, perché non è un finanziamento che abbiamo, diciamo, costruito noi, abbiamo ereditato però un progetto senza anima, uno di quei progetti in cui, come sono stati fatti in tanti altri comuni qui intorno, così, fatto quasi a fotocopia e ripresentato per il nostro comune, finanziato. Noi abbiamo cercato di dare un senso a questi lavori, perché Piazza dei Martiri è una piazza che si può raccontare nel giro di 5 secoli. Ed ecco perché sono stati lì realizzati dei punti che sono testimonianza, sono delle finestre sul passato. Solo chi è ignorante e ha gli occhi bendati non vuole accorgersi di quanto sia stato importante questo intervento. Quanti di voi sapevano fino a non molto tempo fa perché si chiama Piazza dei Martiri? Qualcuno ci aggiunge anche del 1799. Allora noi abbiamo voluto ricordare non solo con l'opera d'arte che ricorda quello che dovrebbe essere agli occhi di un contemporaneo l'albero della libertà ed è l'antenna della libertà. Fra qualche giorno diventerà il wifi gratuito per tutti coloro che vorranno sostare in Piazza dei Martiri. Abbiamo fatto nel corso di questi anni una serie di incontri in cui abbiamo affrontato i problemi storici. Sono venuti personaggi importanti a parlarci degli anni, diciamo, che vengono raccontati attraverso questi simboli in Piazza dei Martiri. Abbiamo lasciato quello che sembra una vasca, no? Quello è un pavimento del 1869 di cui abbiamo recuperato tutto il capitolato, con tutta una serie di fatterelli, diciamo, interessanti, che magari un giorno renderemo noti con una pubblicazione, da cui si evince che i problemi della politica di oggi erano gli stessi un secolo e mezzo fa, non cambiavano, erano la stessissima cosa. Bisognava controllare, bisognava stare attenti all'uso che si faceva dei materiali, perché magari anziché utilizzare un materiale se ne usava un altro, come è successo a Via Brusci, quella strada che oggi è tanto martoriata e sembra che sia colpa nostra. Se una strada non è stata fatta con il materiale giusto e basta un non nulla per determinare buchi e smottamenti. Andate a fare il confronto fra i lavori che sono stati fatti in Via Brusci e quelli che sono stati fatti in Piazza dei Martiri e nella strada Via Squicciarini, Piazza Don Albertario e Piazza San Paolo. Lì capirete la differenza.
Certo, c'è un problema ancora più a monte se queste strade non riescono a mantenersi, diciamo, in buone condizioni, perché nel centro storico non si va con i carri e i cavalli come si faceva un secolo fa, si va con i camion, si va con le macchine, tutti i giorni, a ogni ora. Certe volte non si possono nemmeno fare i lavori di riparazione, perché tu metti la transenna, te la vanno a togliere e ci devono passare. Come? Sì, certo. Allora, quindi, ritornando a Piazza dei Martiri, non è una cosa semplice, diciamo, far capire alla gente, ai cittadini, che sì, è vero, c'è la difficoltà di non passare con le auto, ma io quando ci vado a piedi respiro l'aria pulita. Quando non ci passano le macchine, le facciate della cattedrale, le facciate di Palazzo dei Mari non si anneriscono per lo smog. Questa è una cosa che deve essere compresa, perché quando tu mostri le foto della nostra Piazza dei Martiri in quel circuito bellissimo in cui siamo entrati come comune, come comunità, che è quello dei borghi autentici d'Italia, che ci consente di vedere le nostre foto girare per comuni di tutta Italia, con le possibilità di quelle che sono, diciamo, le offerte di ospitalità qui ad Acquaviva, i bed and breakfast, i ristoranti, i prodotti tipici. Quando si vedono le nostre immagini, tutti esclamano: che bella città! E questo non è un lavoro che si può fare nell'arco di qualche anno. C'è bisogno di un lavoro importantissimo, lungo. C'è bisogno innanzitutto di lavorare sulla nostra comunità, far comprendere quanto sia importante il claim della cipolla rossa, perché quella cipolla rossa porta con sé un indotto nel turismo, nell'enogastronomia, che è fondamentale per una cittadina come la nostra, che non ha, diciamo, chissà quale ricchezza dal punto di vista degli impianti industriali. Noi abbiamo delle vocazioni che abbiamo cercato di valorizzare e di trasformare in episodi che determinano economia, che determinano lavoro. E quali sono queste nostre vocazioni? L'agricoltura. E ne ha già parlato l'assessore di Napoli e il sindaco. La musica. La nostra è una città che ha una tradizione musicale che le cui tracce materiali risalgono al 1400, sono i codici miniati conservati nella cattedrale, e sulla scorta di questa antica tradizione che nel corso dei secoli si è evoluta, si è arricchita adeguandosi a quelli che sono i gusti nel corso del tempo, noi siamo uno dei pochi paesi della Puglia che può vantare questa storia, ed è per questo che l'ultimo progetto che stiamo cercando di presentare a finanziamento riguarda la realizzazione di una casa della musica al terzo piano di Palazzo dei Mari, in quello che era l'ex teatro di corte seicentesco dei De Mari sulla facciata nord, e in quelli che erano gli spazi del giudice di pace sulla facciata verso la cattedrale. A Santa Chiara erano stati avviati i lavori per il restauro dell'organo a canne, e dopo che era stato parzialmente riparato questo organo, la macchina dell'organo è stato posizionato nella sagrestia ed è rimasto là per decenni. Noi con una somma di 13.000 euro abbiamo restaurato la cassa lignea che conterrà l'organo e tutta la struttura in legno, perché attaccata dai tarli, se non vai a riparare tutto poi rischi che, riparando solo la cassa lignea, il tarlo ritorna e se la mangia di nuovo. Non abbiamo potuto completarlo perché c'è la necessità di recuperare altri 9.000 euro, perché quel lavoro fatto
qualche anno fa, alcuni anni fa, dalla giunta Pistilli all'epoca, è rimasto in abbandono, non lo ha curato più nessuno, e oggi siamo costretti a spendere 9.000 euro per ripulirlo, per rimetterlo in funzione. E questo entra in un altro importante progetto che stiamo portando avanti, ed è quello della realizzazione di un concorso internazionale per musica per organi a canne. Ce ne sono 7 nelle nostre chiese. Quello della cattedrale, che ha oltre 3.000 canne, è una cosa fantastica, il Veggetti Bozzi ce lo invidiano in molti. Quello della chiesa di San Domenico, della chiesa di San Benedetto, della chiesa di Santa Chiara, di Santa Maria Maggiore, noi li vogliamo rimettere in funzione e organizzare un festival internazionale che porti qui giovani maestri ad esercitarsi su questi organi a canne e poter poi fare la premiazione all'interno della cattedrale. Passiamo alla promozione turistica. Ho detto prima questa importante adesione all'associazione dei borghi autentici d'Italia. È un'associazione che intende il turismo in una maniera innovativa, quella che si sintetizza in poche parole: far sentire il turista un cittadino momentaneo, il cittadino che frequenta quotidianamente questa città sa che attraversando il centro storico può sentire in certi giorni, la domenica, l'odore del ragù, no? Questi odori che provengono dalla cucina, e lo sappiamo solo noi. Il turista oggi cerca queste esperienze, cerca queste sensazioni, oltre alla città bella da vedere, senza carte, senza macchine nel centro storico. È in questa direzione che stiamo cercando di indirizzare la nostra città. Una città moderna, normale, senza nulla di eccezionale se non la semplicità dei cittadini di un tempo. Socievoli, non polemici, attaccati alla carta che sta buttata per terra, no? Senza accorgersi che magari è stato l'amico accanto che l'ha buttata quella strada, quella carta per strada. Questo è un modo di pensare semplice, non è molto impegnativo, ma è la cosa più difficile, perché siamo tutti pronti a vedere gli errori che fanno gli altri e non quei madornali che noi mettiamo in atto quotidianamente. E il turismo oggi si muove in questa direzione. Stiamo cercando di promuovere la nostra città dal punto di vista turistico, ritornando a quel discorso delle vocazioni, di valorizzare il discorso dell'acqua che esiste nella nostra falda a pochi metri di profondità, che ha messo, ha determinato nel corso dei secoli la realizzazione di tanti pozzi nel centro storico, ma non solo, anche nelle nostre campagne. Solo che nel centro storico in qualche modo li riusciamo a tutelare, queste strutture, questi impianti, nelle nostre campagne no. Le ingegne sono state quasi tutte letteralmente smontate, si salvano solo quelle che sono così ricoperte a volte dai rovi che per chi è malintenzionato ci sono un po' di difficoltà per andarla a recuperare, questi impianti. Allora, uno dei primi finanziamenti, come diceva giustamente Davide, ottenuti dal GAL, ci ha consentito di realizzare l'ecomuseo dell'acqua e della terra. La sede della ex farmacia di Piazza dei Martiri è diventata una camera immersiva dove è possibile poter ascoltare e vedere la storia e l'importanza dell'acqua nel nostro mondo, nella nostra quotidianità, partendo dai massimi sistemi per arrivare alle citazioni dei premi Nobel e arrivare alla nostra acqua, alla nostra terra, il simbolo della fontana pozzo ottagonale che è situato lì sui portali laterali della cattedrale, è il nostro simbolo della città. E non è un simbolo a caso,
non è un simbolo a caso, è la ricchezza contenuta nel nostro sottosuolo con cui per secoli abbiamo aiutato le altre cittadine e oggi dobbiamo utilizzare per aiutare noi stessi a tirarci fuori dal pantano in cui ci siamo ridotti. Perché adesso vi dico un'altra cosa, si parla tanto di un passato che si cerca di riportare in auge, che non c'è più, e io mi auguro che non ci sarà mai più, perché oggi, se io come assessore ai lavori pubblici mi trovo nella condizione di dover ancora una volta risolvere il problema degli allagamenti a Piazza Kennedy, non è perché io amministratore o il sindaco